Intanto parliamo del calcio di casa nostra. Il Bari prosegue la preparazione dopo i 4 risultati utili consecutivi. Domenica giocherà alle 20:45 nel posticipo contro l'Empoli in terra toscana. Ed oggi ha parlato con la stampa un difensore che è subentrato nel corso della gara, nell'ultima gara di campionato contro il Padova, per l'infortunio di Cepitelli. Parliamo di Enrico Altobello, che non ha fatto rimpiangere appunto il difensore umbro. E fortunatamente sono stato sempre inserito nei momenti in cui la squadra attraversava un momento positivo. È uno di questi, appunto, l'ultimo mese che stiamo facendo benissimo, e sicuramente mi fa piacere essere entrato o magari subentrato in un momento positivissimo per la squadra, perché è sempre meglio vivere in prima persona le emozioni di queste vittorie così belle. Sì, assolutamente, mi fa tanto piacere comunque leggere i complimenti del mister, anche se questo è frutto di un lavoro che facciamo durante tutta la settimana, soprattutto quelli che giochiamo di meno. Ci ripete sempre che la forza deve essere appunto tutta in testa, e riuscire a far bene quando veniamo chiamati in causa, perché giustamente giocano 11 persone, ci sono delle scelte e ci dobbiamo far sempre trovare pronti, dobbiamo fare il nostro dovere, testa bassa, e lavorare tutti i giorni. Come avete vissuto nello spogliatoio il momento di crisi che adesso è passato e questo momento? Che differenza c'è nello spogliatoio? La cosa principale è avere equilibrio durante tutta la fase dell'anno, sia nei momenti negativi che nei momenti positivi. E come siamo stati uniti quando le cose sono andate bene, anche lo stesso quando abbiamo attraversato questo periodo negativo che è durato un mesetto, era l'unica soluzione, era stare tutti uniti, altrimenti non si sa cosa sarebbe successo, cioè potevamo peggiorare ancora di più le cose. Quindi l'unica cosa, compattezza del gruppo, siamo un gruppo eccezionale ed è questa la nostra forza. Hai un soprannome tu, Spillo, tipo sì. Spillo? Anche tu Spillo? Sì. Spillo Altobello. E mi è stato assegnato quando era la Salernità, c'era qualche giocatore più esperto che mi chiamava Spillo, che tra l'altro non sapevo nemmeno all'inizio che era proprio di Altobelli, poi ho saputo, è un onore avere questo soprannome. Scendiamo adesso di